Sono 8 gli imputati del processo che si è aperto oggi, 28 giugno, a Sassari per il fallimento del policlinico decretato il 23 gennaio 2019. Per il crack della struttura sanitaria privata di Viale Italia è ritenuto responsabile l'allora consiglio di amministrazione, composto dal presidente Piero Bua e dai consiglieri Francesco Paolo Bua, Edoardo Bene, Giovanni Pinna e Vincenzo Dettori. A giudizio anche i componenti del collegio sindacale, Erasmo Salvatore Meloni, Franceschino Paschino e Giovanni Pinna Parpaglia. Secondo la Procura, le condotte illecite degli imputati hanno comportato un danno patrimoniale alla società e ai suoi creditori quantificabile in oltre 21 milioni di euro. In particolare i componenti del CDA, nonostante la forte crisi economica che la società ha registrato a partire dal 2008, per evitare che venisse segnalata alla centrale rischi di Banca d'Italia, avrebbero continuato nell'esercizio ordinario dell'attività di impresa, che è proseguito quantomeno sino al 2018, e avrebbero effettuato pagamenti privilegiati allo scopo di favorire alcuni creditori. A carico del collegio sindacale invece ci sarebbe l'accusa di aver avallato le decisioni degli amministratori omettendo di vigilare sul loro operato. L'esame del curatore fallimentare Alberto Ceresa avverrà nella prossima udienza fissata per il 25 gennaio 2024 e vi potranno assistere anche i consulenti di parte. Richiesta avanzata dai difensori e accolta dal collegio dei giudici presieduto da Monia Adami. Intanto il policlinico, sempre nel 2019, è stato acquistato all'asta dalla Labor SRL di Pescara per 9 milioni e mezzo di euro. Il bando prevedeva che fossero assunti tutti i dipendenti che da diverso tempo portavano avanti una mobilitazione per la salvaguardia del posto di lavoro. Io sto con il policlinico era diventato un motto condiviso da tutta la città.